La merda del cat Duala. Nero indifferenziato. La sabbia del cat Duala. Sempre nero indifferenziato. Che il tema della raccolta differenziata dovesse divenire uno degli argomenti di particolare interesse del Bepi pare ormai scontato. Il rocker seriano, che nei mesi scorsi aveva partecipato al progetto legato alla raccolta differenziata propostagli da GECO, società che opera nel settore, ha realizzato a fianco degli inseparabili Prismas il brano Blues d'Orrut, una canzone che risolleva l'eterno dubbio del dove lo butto di fronte al cestino dei rifiuti. Se una di numero organico. Dire che la raccolta differenziata oggi è un tema di moda è dire un'ovvietà, se non altro perché è un bisogno con il quale ci dobbiamo raffrontare tutti. Che il pianeta abbia bisogno di una maggiore coscienza ecologica direi che è indubbio. Chiaramente senza volerla mettere giù troppo pesante, nel nostro quotidiano, nel nostro domestico, anche a Podomaca de partì e capì che la bottiglia da plastica anche è tana da plastica, ecco, e mi andassa a negare, non è che ci voglia chissà quale genio. Sinceramente non ti so dire da cosa è arrivata l'idea di una canzone del genere, forse probabilmente dalla semplice domanda che uno si fa nel momento in cui ogni sacrosanto giorno si trova con un oggetto in mano e dice e adesso indolbete l'urche cos'è il carta plastica stagnola così. Una situazione questa sotto certi aspetti divertente, ed è proprio la sapiente ironia del Bepi che lo ha portato ad uno scambio con chi eroga il servizio, riuscendo a coinvolgere Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Ho detto sarebbe carino se uno arrivasse giù in municipio, magari anche un po' alterato, e proponesse queste domande direttamente al sindaco. Ecco che da lì poi parte tutta l'idea di cercare qualcuno che si cali nella parte del sindaco. Poteva essere un vero sindaco, poteva essere qualcuno invece magari bravo a far l'attore, ho valutato diverse strade e poi alla fine è arrivata l'opportunità di farlo con Gori, c'è poi mi piace, insomma, sindaco di Bergamo è sempre lo sindaco di Bergamo. L'aspetto educativo e pedagogico hanno spinto il primo cittadino di Bergamo a raccogliere l'invito fatto dal Bepi, dichiaratosi entusiasta e per certi versi sorpreso della piena disponibilità manifestata da Gori. Ma devo essere sincero, io non me l'aspettavo che Gori dicesse di sì, vuoi perché insomma è un personaggio sulle prime pagine ormai da un anno a questa parte, si presume abbia altro a cui pensare, probabilmente è così, ma probabilmente anche proprio in virtù di questo l'avrà detto anche lui, epidemia parlare Covid, te tol de, te ci de, e infatti è quello che mi ha detto quando sono andato nel suo ufficio, mi ha detto sono d'accordo con te che ci sono temi magari al momento più importante, sono altrettanto d'accordo con te che dobbiamo un po' spezzare la tensione di questi giorni, peraltro non lo facciamo in maniera simpatica ma non su un tema stupido, quindi non vedo perché dovrei dirti di no.